Un corso triennale di fashion design del tessuto e dei materiali è quello che partirà dal prossimo anno accademico a Como. Competere con il distretto di Milano e con le più prestigiose scuole di moda internazionale offrendo una formazione specializzata legata con il tessuto produttivo lariano. Nasce con questi obiettivi il corso di laurea triennale in fashion design del tessuto e dei materiali che partirà all'Accademia di Belle Arti Aldo Galli di Como dall'anno scolastico 2011-2012, dopo aver ottenuto il disco verde del Ministero dell'Università e della Ricerca. Il MIUR oggi è particolarmente esigente e selettivo prima di attivare nuovi corsi, spiega il senatore lariano Alessio Butti, che dalla scorsa estate si è interessato affinché il progetto andasse a buon fine, ma secondo lo stesso ministro Gelmini questo può davvero essere un elemento di eccellenza nazionale, conclude Butti. Aperto per il momento ad un massimo di 20 studenti, il nuovo corso di laurea, sostenuto da API, Camera di Commercio e Confindustria, formerà figure professionali in grado di esprimere la propria creatività, progettando il prodotto, ma anche occupandosi della comunicazione, rapportandosi al tempo stesso con la filiera produttiva del territorio. Il modello è quello americano, per gli studenti non solo stage in azienda, ma anche workshop, attività di formazione e progetti condivisi. Gran parte degli insegnamenti si concentrerà sul design e sulla conoscenza del materiale tessile per ridare al tessuto, ai colori e alle tecniche la stessa importanza che viene data alla linea nella creazione di un prodotto di moda, secondo la tradizione comasca. Tra gli obiettivi impliciti, quello di attirare studenti comaschi come i diplomati del setificio che fino ad oggi sono stati costretti a completare il loro corso di studi a Milano. Mentre